Le adesioni a quota 100, una sua prima valutazione e anche una valutazione sull'impatto sui conti complessivi dell'INPS di questa misura? Ieri alle 19 eravamo a 5.500 domande, di cui circa il 40% direttamente all'INPS, cioè non attraverso i patronati, il che segnala anche il fatto che l'INPS in questi anni ha recuperato un rapporto diretto con i cittadini che non necessariamente passa attraverso gli intermediari. Quanto ai numeri credo che sia presto dire. Le stime che sono state allegate anche alla relazione tecnica del governo parlano di circa 1.000 domande al giorno che dovrebbero arrivare nel corso del 2019, quindi chiaramente nei primi due giorni siamo al di sopra di questo numero, però è l'inizio e siccome c'è un po' anche di incertezza sul finanziamento della misura, io penso che sia legittimo aspettarsi che nei primi giorni c'è un maggior numero di domande, quindi mi sembra presto per dire che c'è stato un boom di domande, un numero superiore alle aspettative, siamo io penso abbastanza in linea con quanto ci si potesse aspettare. Salvini dice che circa 1.000.000 di persone potrebbero fare domanda, ma loro stimano circa 500.000. Secondo voi? No, le stime della relazione tecnica parlano per il 2019 di 290.000 persone. Poi ci sono le persone che potrebbero beneficiare dell'opzione donna, ci sono le persone che beneficeranno del congelamento e dell'adeguamento della speranza di vita per le pensioni anticipate, quindi arriveremo circa a 325.000 persone in più che dovrebbero andare in pensione rispetto al quadro previgente, cioè precedente a questa riforma. Quindi questi sono i numeri su cui si ragiona, erano nelle previsioni della Ragioneria dello Stato, della relazione tecnica legata al provvedimento. Quindi come dicevo circa 1.000 persone in più al giorno sarebbero queste le stime che sono previste. L'impatto sui conti dell'INPS è chiaramente questo è previsto perché la relazione tecnica prevede già che ci siano queste uscite in più e quindi ci sono questi fondi cui si attingerà. Le mie preoccupazioni riguardano il rallentamento dell'economia italiana, quindi i dati dell'Istat, questi hanno un impatto importante sui conti dell'INPS, quindi su questo credo che occorrerà riflettere, perché chiaramente se il quadro economico complessivo peggiora, c'è un peggioramento dei conti dell'INPS, perché vuol dire avere meno raccolta contributiva e vuol dire avere più prestazioni che devono essere erogate, non soltanto di tipo pensionistico, ma anche a sostegno del reddito, prestazioni di natura assistenziale, NASPI e quant'altro. Quindi su questo credo che ci vorrà particolare attenzione nei prossimi mesi a valutarne le implicazioni.